emozionata? Un pochettino. Ma fra quando tocca a me? Tra pochissimo, ma tra poco sali tu. Mio fratello è dall'altra parte. Questa è la barca a motore al contrario. Fatto male? Io sono fatto bene. Ciao. 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 Come ti chiami? Bernadette D'Angeli. Bernadette? Da dove vieni? Dalla Sicilia, esattamente da Gela. Pensavo da Lourdes. Tu vai a scuola, immagino. Sì. Che scuola fai? La terza media. Ah. Porca, allora sei come me, io ero piccolina così. E poi sono rimasta così. Lei è la mia sorellina. C'è qualcosa che non va nel mondo, che non ti piace. Sin da piccola canticchiavo e quindi i miei genitori, sentendo che ero molto intonata, mi iscrissero in una scuola di canto. È abituata ad esibirsi, però credo che questa volta l'emozione sia veramente diversa dalle altre. Sì, ho un po' di paura, anche perché esibirmi davanti a questi quattro giudici è emozionante. Io sono qui per accompagnarle e quindi anche sostenerle in questa nuova avventura. Vuoi dirci cosa fai? Qual è il tuo talento? Canterò. Ah, va bene, canta. 100 secondi a te. Vai, Bernadette! Perché piangi? Cosa è successo? Perché è un calo di tensione. Vai, Bernadette, è finita! È finita! Brava! Bernadette, dimmi come hai fatto. Voglio sapere come hai fatto. Non si può dire. Okay. Chi è lui? Mio fratello. Tuo fratello. Come si chiama il fratello? Emanuele D'Angeli. Scusate l'emozione. Anche lui, lacrimuccia. Poi, Bernadette, adesso ti devo dire una cosa. Allora, vedi che io ho schiacciato la X rossa perché all'inizio pensavo fosse una roba un po' di ballo non tanto bene, canticchio un po', chi lo sa. E invece io amo questo programma perché io ti posso togliere questa X, perché dopo è diventata una roba divertentissima, tu sei stata veramente brava, hai cantato da Deus lì dentro. Non ho capito, insomma, immagino che non sia proprio il massimo. E voi due siete stati molto molto bravi e molto carini, quindi perdonate la mia X. Non ve la meritavate affatto.
Bernadette, ma io ancora non ho finito i traslochi a casa. Come caspita si fa? Ma chiedilo a lei. Mannaggia la miseria. Mi piace tantissimo che il trucco è pure che tu inizi a cantare Rita Pavone che non ci azzecca niente. Esatto, io infatti bellissimo, li ho bazzato. Bellissimo, e poi ti chiude nella scatola e dico: perché non si chiudono le bambine nelle scatole? Ma è troppo bello, bravi. Grazie. Grazie. Anche io mi sono stupita perché fino a un certo punto ho detto vabbè, poi è entrato Silvan e le cose sono cambiate, è diventato un numero di magia. Poi mi piace questa cosa perché di solito i fratelli si pestano, cioè non è che fanno dei numeri insieme, l'unico numero che fanno è la guerra. E invece voi due si vede che vi amate molto. Come... Sì. E quanti anni di differenza ci sono tra voi? 7. 7 anni, quindi tu quanti anni hai? 12. No. Da 12. Tu 19. No. 19. 19. Non mi ricordavo più quanti anni avesse. Luciana, 12 più 7 fa 19. Non mi ricordavo più quanti anni avesse la bambina. Comunque, insomma, mi sono molto divertita. Fossero fatti 8 di differenza, quanti anni avrebbe non avuto? Non c'era neanche il riporto, era facile. Cretini. Io voterei Nina. Sì, bravi. Grazie, grazie. Frank, siete troppo bravi, sì. Grazie. Anche per me sì. E chissà cosa ci porterete la prossima volta. 4 sì. A me. Sono tentato da andare nella scatola. No, che gliela sto, non posso più fare nulla. No, non si fa.